Onorevole Torromino, questa conferenza stampa perché le marinerie, perché l'Associazione dei Pescatori ha voluto fare chiarezza su quanto ha ottenuto con la Regione Calabria, che è un primo passo, ma c'è molto da fare ancora. Assolutamente sì, questo è stato, come dicevo pure io prima, un primo passo verso questa risoluzione di questo problema atavico che ormai veramente è diventato estremo, e quindi abbiamo ottenuto, diciamo tutti insieme, per quelli che sono stati gli attori, questo primo passo, ma è chiaro che non è finita qua. Dicevo pure prima che è stato approvato un mio ordine del giorno, dove successivamente a questo, all'accordo del 13 di luglio, abbiamo impegnato il governo per mettere subito su un tavolo con l'ENI, quindi un tavolo al MISE dove ci siano tutti i responsabili della regione, del comune e della marineria, per rivedere un attimino questo, soprattutto quell'accordo del 2017, soprattutto rivedere una nuova percentuale per l'estrazione, perché sappiamo tutti che diminuendo i volumi di estrazione sono diminuiti le royalties che vanno sul territorio, ma questo solo ed unicamente a un danno che si fa alle marinerie. Non possiamo dimenticare che noi diamo oltre il 16% del metano all'ENI e all'Italia, quindi comunque siamo sempre noi che siamo creditori nei confronti dell'ENI. Sì, diciamo, io adesso non so di preciso le percentuali, perché quel 16% era un dato che avevamo negli anni scorsi a livello nazionale, che è un dato importantissimo come estrazione di metano. È chiaro che noi abbiamo dato tantissimo all'ENI, non solo a mare, anche sulla terraferma, quindi sappiamo tutti che l'ENI è debitore nei confronti di Crotone per quanto riguarda queste occupazioni e soprattutto per le bonifiche che si dovrebbero fare. Qua purtroppo ci sono delle incomprensioni con quella che è l'attuale amministrazione comunale, non si riesce ad arrivare a un accordo, questo penalizza soprattutto i cittadini di Crotone. Quindi penso che sia necessario che ognuno ci metta un po' di coscienza e un po' di buona volontà per cercare di riportare, sia da parte dell'ENI che da parte dell'amministrazione, per ritornare a far rivivere veramente questa città. E le somme dal 2014 al 2019 saranno assegnate ai pescatori? Ma questo, ripeto, siccome gli interessi dell'ENI sul territorio sono di più di quelli che possono sembrare, quindi si parla di centinaia di milioni di euro perché l'ENI dovrebbe investire su questo territorio, penso che nell'ottica di un accordo globale si possa sicuramente far recuperare questi pochissimi soldi che veramente devono dare a questi pescatori. Il suo impegno è quello di portare al governo, di creare un tavolo tecnico nazionale per far sì che ci sia rispetto dei nostri pescatori? Sì, il mio impegno è questo, naturalmente, come dicevo prima, è un impegno che è già stato preso in sede di considerazione da parte del governo, quindi in settimana mi recherò presso il MISE per vedere gli effetti dell'ordine del giorno che è stato approvato mercoledì scorso.